dati dello studio rilevanti ai fatti effettuati. Ovviamente non è preciso altre riguardo al fatto. Quindi ci può dare un'ottima stima su effettivamente quanti fatti effettuati magari in una giornata. Come sviluppi futuri cosa possiamo prevedere? Affinare un algoritmo capace di fare body gateway e queste precondizioni verticali. Quindi si può utilizzare questo fatto per sapere che una coordinata delle tre è sempre nello stesso punto. Trasmettere i dati immagazzinati nel database interno in un repository remoto, così da avere la possibilità di visualizzarli in qualsiasi parte, e introdurre un sistema di tracciatura GPS per verificare i percorsi fatti dall'utente durante l'utilizzo della fine. Va bene, grazie. Ci sono domande? No. Per il momento è stata una persona che deve ancora partire l'utilizzo vero e proprio di questo dispositivo. È un progetto regionale che stiamo a fare. Quindi durante la fase di realizzazione dell'intero progetto saranno utilizzati, verranno sviluppati anche altri test. Altre domande? No, si può accomodare adesso che siamo il signor Massimo Linetti. Il pelle lo supporta. Il pelle supporta Olivetti. Non facile, non lo so. Cos'è che hai detto? Dipende, vuole raccontare anche la tesi di mamma. Ah, ok. Sono tutti e due visibilmente tesi. Ma va? L'obiettivo della delega è fondamentale sviluppare un nuovo pezzo di contribuito, come è nominato, la delega è stata svolta durante il presidente, mi fa male. Gracias.
stabilità e la tolleranza ai guasti. Infatti, un altro punto è la cache. La cache può essere sul lato client e sul lato vendor. Sul lato client la si implementa per avere una maggiore efficienza, per diminuire la quantità di lavoro sul lato vendor, così che l'utente può operare sul client, ad esempio, sulla solo sezione locale, e la chiusura del file e eventuali modifiche verranno inviate. Il Manfred si sta guardando. Per quanto riguarda la cache del lato server, si parla invece di una cache distribuita per tutti i servizi. Altro concetto importante è la trasparenza. Un file system distribuito deve apparire all'utente come un file system locale. L'utente non deve sapere dove è situato, dove il pacchetto deve andare a parare o dove il file è andato a finire in che server. All'utente deve andare a fare il server. Ora parliamo della nostra apertura RSS. Innanzitutto questo Python è distribuito, infatti permette la dislocazione dell'oggetto su macchine, è replicato per la parte dei dati, per la rete che è stato utilizzato un algoritmo di HTML in Italia Cadembia, per la parte dei metadati è utilizzato il Redis. Del resto che i metadati sono separati dai dati, saranno estesi e saranno gestiti dalla loro parte che sarà un metadata server. Abbiamo detto utilizziamo Redis, che è un K-Value Store scelto perché è molto, molto veloce a fare le richieste. Sarà accolto grazie appunto alla replica del dato e a un sistema di messo presente nel Redis. Sarà federabile all'autenticazione grazie al sistema di riconoscimento del dati e permetterà l'amministrazione delegata implementando le ricerche di controllo degli accessi.